Annuale cena di fondazione comunitaria del VCO a Stresa con una notizia importante, ovvero era nell'aria ma è l'acquisto del primo mezzo per i vigili del fuoco, sarà destinato ai pompieri vigezzini nell'ambito del progetto Soccorso Sicuro. È una grande soddisfazione questa sera. Assolutamente, proprio questa sera mi confermavano i vigili del fuoco che l'ordine di acquisto è già alla firma del loro presidente nazionale. È già in produzione il mezzo, quindi dovrebbe arrivare in Valle Vigezzo nei primi mesi del prossimo anno. Sarebbe un bel regalo per la Pasqua. Sicuramente io non pensavo che nel giro di un anno potessimo arrivare a questo risultato. Adesso però inizia un'altra sfida. Bisogna arrivare al secondo automezzo, poi pian piano il terzo, il quarto e così via. Che mezzo è stato acquistato? È un camion, un APS, un'autopompa serbatoio, avrà su 3.000 litri d'acqua, fa tutto l'occorrente che può servire per un intervento di vigile del fuoco ed è attrezzato in tutto punto per fare questi tipi di interventi. La cena di questa sera è anche l'occasione per un bilancio di questo anno di attività di fondazione. Direi di sì, un bilancio che io affido ai numeri, anche se i numeri non dicono tutto. Abbiamo fatto bandi per oltre 600.000 euro, abbiamo raccolto donazioni per oltre 440.000 euro, abbiamo sostenuto dei progetti molto interessanti, ne cito solo alcuni, il protocollo per i familiari delle vittime degli incidenti sul lavoro, il progetto Emporio Solidale di Verbania, stiamo sostenendo ancora il fondo tutela donne e minori insieme alle Sor Optimist. Abbiamo avviato un progetto con il mondo della scuola che si chiama Ricomincio da me, che coinvolge 11 istituti scolastici della provincia, e poi abbiamo questi due grandi progetti che sono la cura di casa e il fondo Soccorso Sicuro, ma ricordo anche il grande progetto Fondo Rete Caritas, sul quale abbiamo già raccolto 57.000 euro che saranno destinati ad affrontare l'emergenza abitativa nella nostra provincia. Ormai il progetto lo conoscono tutti o quasi, ricordiamo che cos'è la cura di casa. La cura di casa è un progetto che interessa tutta la provincia del Verbano Cusio-Ossola e ha l'obiettivo di mantenere a casa le persone che invecchiano. E oggi siamo a 460 persone, anziani, che seguiamo quotidianamente con accompagnamenti dal medico, accompagnamenti a fare la spesa, compagnia, attività di socializzazione, ginnastica dolce, interventi di cura della persona. E l'obiettivo è quello di arrivare a 700 anziani seguiti praticamente a metà del 2020.